Scappiamo, raga, ci sto sparando, ma che fa? Ma che numero volete che io prenda in nazionale? 10. Perché il Barça mi ha cacciato? Perché? Perché? Bentornati amici di Studio Sport, da tantissimo tempo che non ci vedevamo, ma perché il nostro Ricky Riccardo Tarotti è sparito dai radar, dalla circolazione. Dopo il fallimento col Barcellona, infatti, è sparito, come vi dicevo, non si sanno più notizie di lui e adesso inoltre bisognerà vedere se verrà convocato da mister Roberto Mancini per il mondiale. Quindi io do la linea allo studio e vi aggiorno di nuovo con ulteriori news. Pronto, mister? Cosa? Davvero? Vabbè, va bene. Arrivo subito, faccio le valigie e arrivo. Bene, raga, bentornati in questo nuovo video, qui è Talox e oggi finalmente siamo tornati perché Ricky T è tornato per prendersi tutto ciò che gli spetta, ovvero il mondiale con l'Italia. Prima di cominciare vi invito a lasciare 7.000 mi piace, perché appena raggiungeremo i 7.000 like vi pubblicherò subito un nuovo episodio di Ricky T. Quindi dai sotto quei like e scrivetemi qui sotto: ma che numero volete che io prenda in nazionale? 10, ma che domande fa? Vabbè, vediamo cosa dicono loro qui sotto. Pentolino! Primo match dei mondiali, girone abbastanza semplice con Messico, Colombia, che è l'unica che ci fa un po' paura, e Finlandia. Eccolo qui il nostro Ricky con la maglia nazionale, il numero 11, però glielo dobbiamo cambiare nel prossimo episodio, quindi non perdiamoci chiacchiere e andiamo a sfondare il teretano dei messicani. Siamo qui in Qatar, bentornati su Studio Sport, qui come sempre il vostro ZV intervistatore, e siamo qui perché, a grandissima sorpresa, il bomber Ricky T è stato confermato, seppur la stagione decisamente deludente. Lo abbiamo ai nostri microfoni. Salve, allora, salve, salve a tutti, sono tornato finalmente, ho passato uno dei periodi più brutti della mia vita e sono qui per dimostrare quanto valgo. In bocca al lupo per la tua stagione, credo. Sappi che io e comunque tutto il popolo italiano ti seguirà. Grazie, grazie, arrivederci. Forza Italia! E viva la figa, Dio cane! Tutto pronto, si comincia, i mondiali sono qui, eccolo Verrattino che ci sta facendo scaldare insieme a Chiesa. Lorenzo Insigne, Ricky T, Chiesa, il 29 che non so completamente chi sia, nemmeno il 7, credo che sia Pellegrini o qualcosa del genere. Vabbè, non ci interessa perché forza azzurri, siamo qui in Qatar, non facciamoci prendere dal panico e andiamo a vincere questo primo match dei mondiali, che saranno veramente difficili da vincere. Ricky T subito con lo scambio verso nessuno però. Eccolo Ricky T, subito all'aggancio. Sguardo in mezzo, c'è qualcuno? Che è successo? Un back da parte di Ashrawi. Guardalo in mezzo Ricky T, guardalo in mezzo, che dobbiamo ancora sbocchiarci di testa per poco. Eccolo. Non so cosa ho fatto. Fatto un assist. Ma gol? Sì, 1-0. Ma l'assist non te l'ho fatto io. Tu devi tirare. Sì, avevo tipo spostato il pallone. Mega assist di Ricky T. Apriamo su. Infatti non ci ha dato l'assist, ci ha fatto caso, non ci ha dato il punteggio dell'assist. Comunque sblocchiamo subito questa coppa del mondo. Vabbè, hanno sbagliato ormai. Ma c'era così bello questo movimento, no? Regolare, regolare Ricky T, la skill col sinistro. Finisce il primo tempo, 1-0 per gli azzurrini. Forza regà, non molliamo perché è solo il primo match questo. Facciamo, eccolo Ricky T, il pentolino. Ricky T, is back. Quel pentolino, perché non fai il pentolino? Ricky T is back, prima rete al mondiale. E andiamo! Ma per poco non l'ha parata, eh? Vabbè. Dall'esterno, Ochoa immobile, non riusciva a far. Guardate qua, il nostro Ricky T, bam! A maniche lunghe, l'unico in Qatar che gioca a maniche lunghe. Però il nostro Ricky T la sblocca anche in World Cup. E andiamo, raga, 10.000 like per il nostro Ricky T. Vai Ricky T nello spazio, mandalo così. E ora mandami tu a me. Porca mignotta, vai, l'ho data bene! Provalo! Che miseria, che parata!
Ochoa. Parata Ochoa. Daccela. No, no, fai la finta a rientrare Righetti. La sparata su Marte. Berna comunque sì, sarà tipo 2022, quindi è bello... bello strong. Attenzione, ragazzi, vai Lorenzi, guardaci in mezzo, Lorenzi, guardaci in mezzo, Righetti d'anticipo! Prendi testa! E ne mette dentro un altro, vediamo se ora fa il pentolino magari, vediamo se fa il pentolino, niente raga. Si è scordato come si fa il pentolino, ma ve lo faccio io. Anticipo di testa, doppie Righetti. Bello, sicura. Comunque. Pam! Bel cross. Insigne da una posizione veramente difficilissima è riuscito a fare un cross spettacolare. Righetti, raga, si vuole prendere la classifica capocannonieri di questo mondiale. Mamma mia, on fire, è tornato, raga. Mister Mancini aveva ragione, Righetti is back. Accela. Oddio, Righetti può provare l'ultimo. Traversa. Che traversa, l'hai vista? Ho preso una traversa pazzesca da fermo. Ho preso una traversa pazzesca da fermo. Minchia raga, potevamo fare la tripletta. Vabbè, 9.2. Direi che questo mondiale è iniziato nel modo più scoppiettante di tutti. Ora andiamo con l'intervista e poi un po' di relax a Casa Azzurri, o meglio Casa Italia, lì in Qatar. Ok raga, siamo finalmente giunti a Casa Italia. In teoria questa qua sarà la nostra dimora fissa per questo mondiale. Guardate, infatti stanno tutte le bandiere di tutte le nazionali, perché il mondiale in Qatar, tanto ci sta pure il poliziotto. Sì, tranquillo, sono Righetti, non ti preoccupare, non sono nessuno che può fare qualcosa. Sì, sono io, ok, grazie, grazie mille che mi fa entrare. Siamo qui a Casa Italia, raga, guardate che bomba, che location. Vabbè, il tavolo magari lo possiamo lasciare lì senza sfondarlo, però guardate che bella location che ci abbiamo come... diciamo come dimora fissa per questo mondiale. Tanta tanta roba, c'è pure il campo da golf, che vabbè, magari forse di sera non è la cosa migliore per giocare a golf. Potremmo rubare anche le macchinette effettivamente. Dai regà, lo famo. Regà, rubiamo una macchinetta senza che il custode ci veda. Vediamo un po'. Il custode sta fumando. Ok. No, ok regà, ci hanno subito sgridato. Scusa, 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 non era mia intenzione. Ci hanno buttato la pistola, raga, questi sono matti. Subito la pistola. Vabbè, io sto fermo, non ho fatto niente. È lì dietro il custode che ci punta una pistola. Scusa, scusa. Perché, raga, perché ci succedono tutte a noi? Mo che faccio? Raga, mo ci arresta Palese, ma ci sta sparando, ma che fa? Scappiamo, raga, ci sta sparando, ma che fa? Raga, non abbiamo fatto niente, stavo solamente provando a prendere il mio... il macchinetta del mini golf. Regà, ci stanno a sparare senza motivo. Ah, ecco l'altro. Ma che sta succedendo, regà? Oddio, oddio, regà, ci vogliono uccidere qua. Scappa, Righetti. Scappa finché sei in tempo. Scappa, prendi la macchina, fai qualcosa. Regà, guardate che mi tocca fare. Mi vogliono uccidere questi. Mi vogliono uccidere. Sì, Righetti, mettici un po' di più a prendere la macchina, mi raccomando. Oddio, regà, siamo diventati dei fuori legge. Scappa col SUV de Barella. Abbiamo rubato il SUV di Barella. E no, ce la stiamo messa a gambe. Lo so che sto sgravando, ma non ho fatto niente, raga. Sta arrivando tutta la polizia. Oh mio Dio, dobbiamo scappare più presto dalla polizia. Vabbè, ma io non ho fatto niente. Volevo prendere solo il SUV per passare un po' la serata al golf. Di Barella. Raga, Barella, scusa se ti ho rotto il vetro, ma ti ho dovuto prendere il SUV. Questi ci stanno a inseguire. Mamma mia, aiuto raga. Aiuto, questi ci stanno a inseguire, sono matti. Dobbiamo solamente scappare. Siamo diventati tipo i Mario Balotelli della nazionale. Via tamponamenti. Minimo domani Mancini ci sgama e non ci fa più giocare. Raga, però succedono tutti a me, io non so che farci. Vabbè, io direi che questo episodio scoppiettante nel frattempo può terminare qui, perché durante la fuga. Durante no! Raga, mi sono schiantati contro un albero. Domani, cioè, ti conviene uccidere i poliziotti a sto punto? Ma no, non posso. Raga, no, se lo scopre Mancini. Ho capito che faccio. Raga, durante l'inseguimento della polizia questo episodio può terminare qui. Vedrò un po' come risolvere la situazione. Io spero che questo video sia piaciuto. Lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale, ancora non l'avete fatto. La polizia è ancora dietro che ci insegue. Dobbiamo scappare, raga, dobbiamo scappare. Stiamo a passare tutti i rossi, prenderemo 6 multe sulla macchina del Barella, che l'abbiamo distrutta. Cioè, quel poverino gioca al Cagliari.
E abbiamo distrutto il sub. Raga, tantissimi pollicioni. Io spero che questo vi sia piaciuto. Come sempre qui dal Botalox e da ZW è tutto. Dopo gli vado io a pagare la cozione, dai. Vai a pagare la cozione. Raga, già abbiamo fatto i danni, manco siamo arrivati. Come sempre al Botalox è tutto. Team Talox, Team Different. Bella.